Ora diamoci una mano e cerchiamo di individuare quali siano i corretti volumi di riferimento della maggior parte dei cibi che consumiamo, utilizzando come strumento le diverse parti di cui è composta la nostra mano. Ricordiamo che il volume del cibo sarà confrontato quando è pronto da mangiare e al netto di parti non edibili. Potremmo, ad esempio, utilizzare il pugno chiuso ed eventuali suoi multipli per rappresentare, ad esempio, porzioni di pasta, di polenta, di riso o di legumi, ma anche di verdure crude, cotte, oppure anche una micchetta di pane. La mano aperta, a dita chiuse ed escluso il pollice, può riprodurre le porzioni di carne o pesce. Possono inoltre essere utilizzate le dita della mano per misurare alcuni alimenti di piccole dimensioni. Infatti, due dita unite, ad esempio l'indice e il medio, possono raffigurare un pezzo di formaggio o uno spicchio di torta. Invece il pollice ha le dimensioni di un cucchiaio da tavola e quindi potremmo utilizzarlo per quantificare i grassi come olio e burro. In realtà, anche se può apparire un metodo approssimativo, risulta essere un criterio pratico e facile da ricordare che in qualche modo ci consentirà di farci l'occhio in pochi secondi sulle porzioni. Tale strategia potrà ovviamente essere perfezionata con il supporto di un dietista, che spiegherà nel dettaglio i corretti volumi di riferimento in base alle diverse necessità e alle adeguate frequenze di consumo giornaliero e settimanale degli alimenti.